Sta per iniziare una nuova intervista di Business Tribe, ma prima due veloci suggerimenti. Il primo è di iscriverti al nostro canale YouTube, semplicemente cliccando sul link che trovi sotto il video se lo stai guardando direttamente da YouTube. E la seconda, più importante, è di entrare a far parte della tribù di Business Tribe, perché oltre a ricevere le nuove interviste che pubblichiamo ogni settimana direttamente nella tua posta elettronica, potrai accedere a tutti quei contenuti esclusivi e gratuiti che forniamo solo a chi è iscritto. L'iscrizione è molto semplice, ovviamente è gratuita, e per iscriverti devi cliccare sul link che trovi qui sotto, accedere a questa pagina, inserire la tua email, confermare la mail che ricevi e farai parte anche tu della tribù di Business Tribe con libero accesso a tutti i contenuti gratuiti e di valore. Ciao a tutti e benvenuti in Business Tribe, il videoblog che tratta argomenti di business per aumentare i profitti, gestire più efficacemente il tempo e raggiungere una maggiore libertà finanziaria. Dopo vari mesi di inseguimento ce l'ho fatta, cara tribù, e ho con noi Giulia Regain, una delle top DJ al mondo in Business Tribe. Quindi Giulia, innanzitutto benvenuta in Business Tribe. Grazie, grazie mille, è un piacere essere qui, è un piacere che ci abbiamo fatto poi a unire i nostri impegni, i nostri tempi e sono pronta a tutte le domande che vuoi farmi. Grande, grande Giulia. Allora, questa effettivamente per alcuni potrebbe sembrare un'intervista particolare, ma vi assicuro che ha dei contenuti di grandissimo valore. È per questo che ho inseguito Giulia tanto tempo, proprio perché volevo portarla in Business Tribe. Allora, vi introduco Giulia e poi partiamo magari con le domande, così capite meglio chi è e cosa fa. Allora, Giulia Regain è una DJ italiana dal 2005, produttrice musicale dal 2007 ed è sempre in ascesa sul panorama nazionale ed internazionale. È ambasciatrice e testimonial pioneer dal 2011, vincitrice nel 2009 come miglior DJ donna europea, è stata nominata fra le top 100 DJ donne al mondo, è da anni testimonial DJ di diversi brand italiani, non sto a farvi l'elenco perché sennò ci perdiamo, conta nel suo attivo oltre 50 produzioni iTunes, ma soprattutto la cosa molto carina è che nella sua carriera è partita sola, senza manager per scelta, mantenendo sempre una mentalità, un prodotto ed un marketing in linea con l'estero. Ed ora ha una società con dei collaboratori dove nel 2015 uscirà con diverse canzoni solo con etichette straniere, europee e americane, ed è pronta ad iniziare una fase nuova della sua carriera. Quindi avete capito che Giulia è veramente una top nel suo settore. E gli argomenti che affronteremo sono davvero diversi. Quindi al di là del fatto che il target di Business Tribe, Giulia, come avrai percepito, è prettamente maschile, quindi mettere un bel volto come il tuo tra i nostri contenuti fa sempre molto piacere. Allora, Giulia, io partirei con il primo contesto che mi ero un po' segnato di parlare con te. Sì. Premetto che Giulia ci siamo conosciuti in un corso e la cosa che mi ha colpito particolarmente è il brand fortissimo che ha. Ha un brand fantastico, eccezionale. È una delle poche volte che mi capita che una persona mi dà il biglietto a visita e mi incuriosisce a portarlo nel web. Quindi vi invito, poi mostreremo eventualmente il logo. Tu sei parlando di questo? Ecco, sempre quello. Esatto, il sito di Giulia, tutto il brand che c'è attorno, perché è veramente top, qualità top. E sapete che di personal branding un pochettino me ne intendo. Allora, innanzitutto la prima domanda che ti voglio fare, Giulia, è questa qua. Sei donna, ma sei in un settore, che è quello del DJ, tra virgolette, prettamente maschile. Per quale motivo hai scelto questo settore e come te la sei cavata? In mezzo ai lupi ci sono voluta andare. Immagino. No. Diciamo che è stato un percorso di vita, qualcosa che è nato in maniera naturale. Io da bambina avevo studiato musica e danza e quindi erano le mie passioni di vita, no? Però studiavo psicologia e volevo essere già una donna un po' più indipendente. Ho detto, volevo trovare appunto un lavoro che fosse la mia passione. E casualmente è successo di iniziare a lavorare in discoteca, perché sono andata molto tardi in discoteca, 18 anni, quindi hanno detto, ma da dove uscite questa ragazza? Ero maggiorenne, però ho potuto lavorare in discoteca. Ma ho scelto la DJ perché? Perché avevo capito che in quel momento lì, e ti parlo di 10 anni fa, c'erano pochissime DJ donne. Io ho sempre sognato di fare un lavoro che fosse o qualcosa di inventato, di nuovo, un tassello mancante, diciamo.
E lì ho capito che potevo unire passione e una cosa che fosse un po' comunque innovativa, un po' diversa di DJ Donna. E ho detto sì, provo, faccio contro tutti, dico veramente contro tutti, cioè amici, famiglia, colleghi uomini, DJ che già conoscevo, contro tutti, preso e ho fatto. Brava, brava. Quindi hai identificato la tua nicchia, la tua scelta, la tua passione. Ecco, una volta parlando con te mi accennavi che sei partita veramente con nulla, con un budget minimale e appunto seguendo la tua passione. Ti va un attimo di ripercorrere velocemente questo tuo lancio in questo nuovo settore? 10 anni fa fare il DJ costava, era impegnativo perché c'era la console con i giradischi, i vinili. Pensa che ogni canzone, ogni vinile costava sulle 8, 9, 10 euro, quindi era impegnativo. Io ho guardato il mio conto corrente bancario quando avevo 19 anni, non avevo tantissimo, e con 3.000 euro ho detto sì, lo faccio. Quindi ho gestito bene quel patrimonio, ho comprato la console, ho comprato la musica necessaria per partire e da lì ho iniziato. Quindi ho iniziato a casa mia. Applicarmi, ho chiesto qualche consiglio a qualche collega DJ e anche se sono stati molto molto pochi i DJ che si sono resi disponibili e ho iniziato, basta, ho fatto. Ho avuto la fortuna poi che in quell'anno lì partiva la moda di MySpace, non so se ve lo ricordate, era un social Sì, network sì. molto molto valido specialmente per gli artisti e da lì io ho iniziato a curarmi MySpace in maniera molto molto comunicativa, molto efficace. Quindi con un budget piccolo ho avuto il mio piccolo ufficio stampa che era il mio MySpace e ho avuto il mio materiale e sono partita. Fantastico. Quali sono state, Giulia, le difficoltà iniziali che hai trovato un po' più, così, quali sono le avversità che hai trovato un po' più difficili da superare all'inizio del tuo percorso? Prima di tutto il giudizio degli altri, quindi crearmi la mia credibilità, perché veramente dire sono una DJ donna, sono giovane, sono bionda, sono sempre solare, dirà faccia DJ, sì, non ti prendono però sul serio, cioè quando cominci a parlare di cachet, cioè quanto devono pagarmi, no? Devi parlare di cifre, devi parlare di dati, devi parlare di cose serie, vedevi proprio che dici, questo dove vuole andare? E invece io no, sono sempre stata molto determinata e anche per scelta ho voluto non avere il manager perché ok, un lavoro, ma per me era anche un modo per esprimermi e comunicare con la musica, quindi. E quindi volevo che la gente potesse capire chi è Giulia, cosa vuole trasmettere, che musica vuole fare. Non volevo essere un personaggio costruito, volevo costruirmi io per uscire io fuori in toto. Poi dopo posso piacere, posso non piacere. Però ecco, ho scelto questa strada qui e all'inizio non è stato proprio facile, facile. Beh, io credo che questo in generale nella vita, nel business, ma anche nella vita succede. La cosa che voglio far notare alla tribù è la tua forza in questo e vi confermo che l'energia che state percependo in questa intervista è costante. Giulia è veramente così come la vedete e ci sono dei segnali, cioè identificazione del mercato, identificazione della nicchia, coerenza, perspicacia. Ci sono tutti quegli elementi che sono gli stessi che potete fare nel vostro business, quindi per questo ho iniziato a capire per quale motivo ho voluto Giulia portarla in Business Tribe. Giulia, ora tu sei DJ, artista, produttrice, ecco, come riesci a gestire nell'arco delle 24 ore un po' tutte queste attività? In questo momento riesco anche perché ho dei collaboratori, ho un assistente personale che è una figura un po' americana, devo dire la verità, ma che è perfetta perché rende me libera di fare le mie scelte. Ok, questa cosa si fa, questa cosa non si fa, però una persona che mi aiuta, ma nelle cose pratiche, che sia mandare un'email, che sia parlare prima con lui, poi lui dice sì, ok, una cosa interessante, mi fa un po' da filtro, no? Anche perché comunque una donna deve avere, penso, un minimo di filtro. Per non perdere tempo. E poi ho anche una ragazza che mi cura, Romina, che mi cura il mio Facebook, mi aiuta con i social network, che sono veramente una fonte importante per gli artisti per comunicare e per avere, come dico io sempre, un ufficio stampa gratuito. E poi sì, ho anche il mio braccio destro della musica, quindi per fare le canzoni ho un musicista che è bravissimo, Luca. E ho diversi studi con cui collaboro, okay, in Italia e quindi ho proprio un team di persone come collaboratori, ecco. Quindi anche loro hanno il loro percorso, il loro lavoro e lavorano anche con me.
Fantastico, anche perché così deleghi quelle cose che puoi delegare Certo, per focalizzarti sì. su dove tu sei forte, sul tuo brand che rappresenti un po' tutto l'apice del triangolo, che tra l'altro è proprio anche Esatto, qui do sempre l'input iniziale e do sempre l'ultima parola finale, quello Certo. sempre. Poi li seguo nel percorso quando posso e quando non posso, perché comunque sono diventati anche loro bravi nel capire quali sono gli obiettivi. Noi abbiamo anche un business plan trimestrale, quindi comunque sanno dove andiamo e sono tutti molto bravi, però mi piace ovviamente rimanere sempre lì al loro fianco. Fantastico, no? Capite quanto è forte il personal branding di Giulia, quanto c'è un team dietro, quanto lavoro c'è dietro a quello che può essere apparentemente un lavoro normale e quanto ci sia studio proprio business, anche in un settore artistico. Ecco, Giulia, avevo un'altra domanda da farti, che è questa. Come sei riuscita nella massa tra i tanti DJ che ci sono in Italia? Poi tu sei romagnola come me, quindi è insomma, un settore abbastanza frequente, no? I DJ in Romagna, Sì. Rimini e così via. Come È un fenomeno in aumento poi. hai Sì, fatto a sì, sì. differenziarti e soprattutto a espandere la tua comunicazione? Perché se non sbaglio, hai quanti follower sui social network? Beh, su Facebook oltre 30.000, oltre 15.000 su Twitter, su YouTube 2.000 iscrizioni o di più, a volte non tengo il conto. Anche su MySpace ho un numero incredibile di persone che mi seguono. Sì, ho cercato di tenere molto vivo il discorso dei social network, moltissimo. Il mio modo è in due strade. Uno è mantenere sempre Giulia che viene fuori, e l'altro è seguire le tendenze. Quindi è un mix di quello che sono io, che è una cosa, diciamo, statica, e una cosa che è dinamica, cioè quello che adesso va. Ok, io cerco sempre di mixare, di comunicare, di arrivare come il mondo si evolve, mi evolvo anch'io con il mondo stesso. Quindi è un percorso, come dico sempre io. Certo, ma c'è qualcosa in particolare, proprio tecnicamente, per strapparti un po' Sì. di trucchi del tuo lavoro che sicuramente sono applicabili anche in altri settori. Visto che hai questo successo, cioè 30.000 fan in Facebook non sono pochi ragazzi. Non so se alcuni lo sanno, a volte si possono comprare i fan e chiaramente non è che dia grandi risultati allora di Esatto. ritorno di immagine. Invece Giulia ha 30.000 fan che la seguono, ogni volta che pubblica qualcosa, un video, ci sono 2.000 condivisioni, 2.000 commenti. Bene, ma quali sono tecnicamente i processi che utilizzi a livello proprio, se vuoi, manageriale? Ci sono, diciamo, per me tre strategie. La prima, mi piace alternare la vita privata con il discorso invece più del prodotto, nel senso, mi piace postare qualcosa di quello che faccio, di quello che penso, di quello che vorrei sognare, immaginare con loro, e specialmente utilizzo molto la foto con poi il contenuto, e invece puoi postare qualcosa di musica, tipo la canzone, il podcast, proprio qualcosa di più tecnico. L'altra cosa che tengo in considerazione è un linguaggio semplice. Veramente, io a volte mi immagino di parlare con dei bambini, no? Quindi un messaggio molto semplice che però sia anche internazionale, nel senso, vorrei che il mio messaggio arrivasse in Messico, in Giappone, e venisse percepito nello stesso modo. Amo mandare il contenuto anche in chiave un po' made in Italy, quindi mi piace Certo. mandare la mia nazionalità, però che sia internazionale. E il terzo aspetto è l'orario. Di solito ho tre fasce orarie: o il mattino presto verso le 8, o verso pausa pranzo alle 12, o alla sera alle 18. Ecco, queste sono le mie tre Beh, strategie. sono tra l'altro giù le stesse che vengono applicate a livello manageriale, quindi come vedete si collegano sempre di più il mondo artistico di branding con quello che è di business. Bene. Ottimo, ottimo esempio. Ecco, Giulia, un'altra cosa che ti volevo chiedere è questa. Ho Sì. sempre percepito quando facciamo alcune chiacchierate il fatto che hai fatto un percorso veramente molto ampio, no? Sei partita come DJ da una passione, attualmente sei diventata una produttrice. Ecco, ti va di raccontarci un po' i vari passaggi, le difficoltà che hai avuto e anche le soluzioni che hai un po', voluto, adottare per risolvere i problemi che incontravi? Sì, allora, io addirittura prima di fare la DJ ero una live DJ, quindi facevo la DJ delle luci e osservavo di fianco a me i DJ, quindi io per 6 anni ho guardato cosa facevano gli altri. Quindi ancora prima di, poi quando ho fatto la DJ, sì, ho osservato sempre i miei colleghi, ci mancherebbe, è sempre importante aggiornarsi, fare corsi, però c'è stato un percorso, perché comunque dicevo prima, ci sono le tendenze, ci sono le mode.
Addirittura nel 2011 ho aperto anche un blog che ho tenuto per un anno e mezzo, due, però molto impegnativo e quindi ho dovuto lasciarlo. Però amo seguire tendenze. Dopo ho sentito l'esigenza di creare le mie canzoni, il mio sound e da lì ho iniziato a fare la produttrice musicale, collaborando con diversi studi e musicisti, perché io amo lavorare sempre in un concetto di team. E poi dopo sì. Ho fatto anche altre cose, ho veramente per 2 anni curato molto anche YouTube, perché negli ultimi anni io penso che abbia avuto uno spla fantastico e un modo di comunicare meraviglioso. Il video trasmette molto più di una foto, no? C'è molto più la Certo. persona. Ho iniziato a fare anche un reality che si chiama Una vita da DJ, quindi ho sempre seguito ciò che io volevo trasmettere, ma anche ciò che il mondo in quel momento voleva. E attualmente sono molto proiettata, sì, sulle canzoni come produttrice musicale, sempre di più. Dopo 10 anni da DJ sento che volevo partire con un nuovo ciclo dove quasi la produttrice musicale verrà messa addirittura al primo posto. E da 2 anni che sto lavorando dietro le quinte in studio e proprio da quest'estate usciranno molte canzoni una dietro l'altra, anche degli album. E quindi è veramente un percorso. Ecco. Le difficoltà, sì, nascono sempre dall'intuire per me cosa verrà, cosa la gente vorrà. Io amo anticipare, diciamo che pioneer vuol dire pioniera, ecco, forse mi sono sentita molto testimone del brand, non solo per il prodotto fantastico, ma anche proprio il concetto. Quindi la difficoltà è anticipare e poi seguire l'onda, poco prima che l'onda finisca, uscire, capire quale sarà l'onda successiva, però sempre trasmettendo se stessi, non snaturandosi mai. Cioè, Giulia è quella, in questi 10 anni c'è sempre lei. Non è che sono una bandieruola, quello no, assolutamente no, quello è un altro concetto. Certo, ecco, hai un tuo schema, hai un tuo sistema per in un qualche modo scovare queste nuove onde che stanno per arrivare? Gli altri, io osservo tantissimo gli altri, le persone in discoteca, mi piace fare domande, mi piace chiedere cosa piace, cosa non piace. Anche a livello musicale ho avuto un percorso, non solo a livello di comunicazione e marketing, sono partita da un genere musicale molto molto di nicchia, quindi particolare, difficile, quindi era difficile far ballare con un genere musicale così particolare, per cui adesso invece arrivare a un prodotto molto commerciale pop. E proprio anche nella musica c'è stato un percorso mio. E dove è nato? È nato dal cosa esce nel mercato a livello musicale, perché se in un periodo musicale c'è un genere che è fantastico e lo sento mio in quel momento, io seguo quello. Poi dopo se si perde un po' e un altro genere musicale nasce e mi trasmette, io vado in quello, io vado in ciò che mi dà emozione e ciò che dà emozione anche agli altri. E per questo che anche nella mia musica ho cambiato vari generi musicali. Certo, ecco, mi dicevi prima, se ti ho interrotto io, le difficoltà che hai avuto e le soluzioni un po' che ti sei adottata durante questo percorso. C'è qualche situazione particolare, qualche... prova a pensare un po' alle difficoltà che hai avuto. Parliamo dell'Italia. In Italia la difficoltà maggiore è stata con i colleghi, specialmente all'inizio, colleghi molto restii ad aiutare a collaborare con una DJ donna, molto prevenuti, no? E a volte anche un po', questo è un po' un paese dove piace parlare, ma a volte dico che l'Italia è un piccolo bar. Ci mettono lì a parlare, ma hai visto quella, ma guarda cosa vuoi, ma dove vuoi andare quella? Ma perché? Io invece penso che sia molto meglio collaborare, unire le forze. È ovvio, non è che si può piacere a tutti, ognuno ha il suo stile, però quando ci si trova in unione è bellissimo. Ecco, ho trovato difficoltà all'inizio a collaborare, specialmente appunto con i colleghi italiani. Certo. Beh, altre difficoltà a volte anche dover investire, perché come tutti i lavori, io credo che la pubblicità sia l'anima del commercio, non si può non comunicare, quindi gli investimenti a volte può essere difficile, però è importante, quindi guarda, forse sono le difficoltà stesse che hanno anche poi gli imprenditori, anche Sì, solo sì. che in chiave artistica e musicale il mio lavoro. Assolutamente, le stesse, le stesse. Ecco, una domanda che ti voglio fare, magari una curiosità. Dato che l'abbiamo anticipata all'inizio, sei in un settore prettamente maschile. Il tuo rapporto, con gli uomini, visto che è cresciuto nell'arco del tempo, no? Da nulla a diventare a capo di un gruppo dove hai anche uomini. Come si è trasformato e cosa hai fatto un pochettino per portarlo al livello in cui sei adesso? Ho fatto primo anno tantissima gavetta, quindi sono partita dai disco pub, dei bar che erano molto chic, ma molto belli, ma in Romagna, quindi nella mia terra, sono partita in maniera molto umile,
Ho sempre messo il lavoro al primo posto, ho messo la tecnica, la musica, ho iniziato a suonare con i vinili, poi con i CD, poi con la chiavetta, poi col computer, quindi ho fatto tutto ciò che va fatto e ho sempre, spero, espresso la mia musica nel miglior dei modi con tutti gli strumenti che nell'arco degli anni si sono usciti per i DJ. Poi sono diventata testimone della Pioneer, quindi è un brand molto importante, un brand di riferimento nel nostro settore e anche questo credo che abbia creato della credibilità. Ho lavorato tanto su di me, ho sempre fatto corsi di aggiornamento, ho sempre studiato sia a livello musicale che a livello di marketing. Io penso che i colleghi hanno capito in questi anni che non ho voluto fare la meteora, non ho voluto mettere l'aspetto esteriore al primo posto, ma ho voluto mettere la musica e la collaborazione. Ho collaborato con comunque in questi anni diversi DJ, specialmente negli ultimi anni. E quindi penso, anzi, ti dico la verità, che mi arrivano dei messaggi bellissimi a volte dove proprio le persone vogliono interagire con me, vogliono chiedermi consigli, mi fanno apprezzamenti sulla mia carriera. E per me questo è un valore, guarda, incredibile, un'emozione meravigliosa. Quando mi dicono sei brava, invece di dirmi sei bella, a me, guarda, mi regala un sorriso incredibile. Certo, immagino, immagino. Giulia, ti faccio una Facile, domanda. questa è forte adesso. Certo, prima di farti una domanda nella quale magari andiamo, posso parlare del futuro, degli obiettivi che puoi Sì. avere e quali sono le strategie che pensi di fare per cavalcare la prossima onda. Ti volevo fare questa domanda qua. Se dovessi dirci, condividere con, magari forse più con la tua di tribù, che ovviamente guarderà l'intervista, che la nostra, quali sono le due o tre cose più belle che hai nel fare questo lavoro, che ti danno più gioia, più soddisfazione, ma anche le due o tre più difficoltà, le noie più difficili a volte da masticare, per far capire insomma che non è tutto oro quello che luccica, insomma. Assolutamente no. Allora, partendo dalle cose belle, beh, di bello sono proprio le emozioni che le persone mi trasmettono durante i miei live. Mentre io suono, vedere in pista questi sorrisi, queste mani in alto, questa energia, io poi tendo molto a farli saltare e ballare e loro come me mi seguono, mi copiano e io sono contentissima perché è una sinergia a quel punto. I messaggi che ricevo appunto dai colleghi finalmente, questi anni ho degli apprezzamenti che sono tecnici, che sono molto belli dopo tanti anni di lavoro e mi riempiono di gioia. E la terza cosa è di aver conosciuto tantissima gente. Io conosco veramente, ho visitato tantissimo l'Italia anche all'estero, non so quanti numeri nel telefono ed è bellissimo come negli anni si è mantenuto questo rapporto. Le tre cose forse un po' più, diciamo, meno carine, diciamo così. Sì. Allora, diciamo che quello che mi ha fatto soffrire molto all'inizio, specialmente appunto, è un po' questi giudizi, le persone vedere solo l'aspetto esteriore e non andare in profondità, no? Capire come una lavora, che impegno ci mette, che devozione, che rispetto. E seconda cosa, anche le colleghe donne, non so se sia una cosa positiva o negativa, mi dicono un po' tutte e due, mi hanno preso molto come punti di riferimento e a volte proprio lo dico, hanno proprio copiato delle mie idee, delle mie strategie. Ma delle cose assurde ho visto ed è un po', io dico, inutile perché deve avere ognuno il suo percorso, però mi hanno fatto un po' male perché a volte dicevo, ma no, io ho inventato questa cosa, adesso me la vanno a copiare, adesso devo sempre inventare una cosa di nuovo, il che è positivo, perché mi porta ogni volta a Sì. evolvermi. E la terza cosa è la vita privata, perché devo veramente dirlo, il DJ fatto a un certo livello. È sempre in viaggio, sempre con le persone, sempre in studio, veramente vita privata per me è pochissima. Sono migliorata un po' negli ultimi mesi, però prima in questi anni veramente ho dedicato tantissimo al mio lavoro, ho fatto molte rinunce, molte, molte rinunce. Immagino, è un po' quello che avevo percepito quando parlavamo, anche nell'inseguirti, no? Quando ci sei, Giulia, per fare Sì. intervista, ah, guarda, adesso sono qui, sono a Monte Carlo, poi vado a New York, poi vado a Parigi, poi vado a Marrakesh e non ti si stava dietro. Quindi immagino che la vita privata sia veramente ridotta al lumicino. È così, è così. Però dopo do la qualità, il valore. Quando vedo gli amici li vedo poco, ma quando li vedo, fidati che ci metto tanto di quell'amore, di quell'impegno, di condividere un secondo con loro, che poi è bello. Ogni cosa presa nel modo giusto può sempre diventare positiva. Assolutamente. Giulia, ti faccio un'ultima domanda, poi magari Sì. lasciamo un po' i tuoi riferimenti e mi farebbe piacere se la tribù se li segnasse, perché vedete, è veramente un bel sito, veramente un bel brand, ecco, a livello tecnico, dove devo a volte un po' riportare la comunicazione, no, di business. Dopo tante soddisfazioni, dopo questo percorso che hai condiviso con noi, quali sono gli obiettivi che hai per il tuo futuro e come pensi di raggiungerli? Allora, sono sincera,
100%, quindi mi svelo estero. Il mio prossimo obiettivo è suonare tantissimo all'estero, perché voglio portare il Made in Italy fuori, perché penso che il Made in Italy fuori abbia un valore ancora più grande, ciò che per noi è normale, a volte all'estero non lo è, e quindi andiamoci ad apprezzare fuori. No, vabbè, l'estero è inteso come canzoni, quindi infatti tutte le canzoni che usciranno saranno tutte etichette estere, soprattutto ci saranno etichette americane, e a settembre invece con l'etichetta di Parigi uscirà Unicorn, che è il mio disco, diciamo, che aprirà le porte un po', spero, a tutto. E ci sarà sempre di più una comunicazione in inglese, quindi tutto in inglese, già lo è, ma lo sarà sempre di più. E quindi speriamo di sbarcare fuori, come dico io. Fantastico. Giulia, davvero congratulazioni dal punto di vista Grazie. personale. Io ho avuto la possibilità di conoscerti, quindi posso confermare tutta questa energia, questa solarità, ma anche spontaneità che hai, ma soprattutto dal punto di vista professionale, perché dietro questo mondo da DJ, per questo all'inizio dell'intervista ho detto capirete poi perché, c'è una strategia di business che magari tanti imprenditori italiani potessero copiarti e ispirarti. Quindi sono veramente molto contento di averti avuta in Business Tribe. Ecco, per Grazie. chi volesse così rimanere in contatto con te, per chi volesse trovarti, un po' di riferimenti dove ti può trovare. Allora, diciamo che partiamo subito dal mio mondo magico, che è il mio sito www.giuliarechiemi.com. Lo chiamo magico perché nel mio lavoro ci metto sempre molta magia e niente. Poi voglio anche dire che io veramente curo insieme alle mie assistenti il social network, quindi anch'io sono con loro a rispondere. Facebook, il fans club, www.facebook.com/giuliarechiemidj, scusate, e poi la pagina privata, e Twitter, YouTube, seguo anche quello lì tantissimo. Instagram, quando volete vedere qualche foto di dove sono, cosa faccio, e comunque sempre slash DJ Giulia Reghiene, ogni social network a parte il fans club, Fantastico. e quindi molto molto semplice. E se mettete su Google DJ Giulia Reghiene troverete un po' quello che ho fatto in questi anni. Troverete l'immagine di Giulia bella attiva, vedrete, vi consiglio anzi tribù di andarla a vedere. Ecco, Giulia, ti lascio l'ultimo saluto alla tribù di Business Tribe. Io vi do un saluto e che possa essere per voi ciò che voi siete, che possa essere trasmesso con il vostro brand, con la vostra passione, con il vostro amore, con il vostro lavoro. E come lo è stato per me, spero che lo sarà anche per voi, siate voi stessi in questo mondo nel lavoro. Fantastico, davvero di cuore Giulia, grazie mille, grazie davvero e ovviamente un ringraziamento alla tribù di Business Tribe che sono convinto ci ha seguito fino a qui e chi ci ascolterà in podcast. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Ciao! Spero l'intervista sia stata utile per la crescita e lo sviluppo del tuo business. Ora, aiutaci anche tu a far girare queste informazioni in modo da aiutare altre persone a far crescere il loro business. Condividilo sui social network o via email. Per condividerlo nel blog è sufficiente cliccare sui loghi che trovi qui alla tua sinistra. Se invece l'hai visto in YouTube, clicca sul pulsante qui sotto Condividi e scegli il social network che preferisci. E ovviamente, se ancora non sei parte della tribù di Business Tribe, clicca sul link che trovi appena sotto e accedi alla pagina d'entrata. Grazie mille del tuo supporto e alla prossima!